Carnevale di Putignano, superate le 100.000 presenze. I social network fanno man bassa di ascolti nelle azioni di comunicazione dell'evento. Più di 100.000 le presenze registrate in occasione della terza sfilata. Arrivati a Putignano circa 170 autobus e 5.000 automobili per un incasso pari a 68.000 euro, ben superiore al risultato dello scorso anno. Pienamente soddisfatto il sindaco della città, Domenico Gianandrea, per il quale si tratta di un lavoro di squadra. E come sta andando? Beh, direi molto bene. Io adesso mi stavo facendo un giro, come si dice, nelle retrovie per accertarmi che tutto fosse in ordine anche dietro le quinte. Mi sembra, da quello che mi dicono via radio, che stia andando tutto perfettamente. I nostri ospiti credo si stiano divertendo. Il tempo è clemente, la festa è ai massimi livelli. Cosa esiste? Vivere non è abbastanza se non c'è distanza che... Ospite di onore dell'ultima sfilata è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ha partecipato alla terza sfilata dei carri con una folta rappresentanza della politica pugliese. Il governatore ha preso atto che i social network, anche in questa occasione, l'hanno fatta da padroni in occasione della comunicazione dell'evento. La nostra web TV, per esempio, con due filmati, il primo relativo alla presentazione della conferenza stampa e l'altro in occasione della sfilata notturna di sabato, ha raccolto più di 40.000 contatti in pochi giorni. Qualcosa che deve far pensare in primis il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e poi l'assessora regionale Loredana Caponi, magari in prossimità della programmazione relativa alla stesura del piano di comunicazione per i prossimi anni. Vivere non è abbastanza se non c'è distanza che non ti permetta di desiderare. Perdersi per poi riprendersi non è dividersi, siamo sostanza che non può sparire. Vivere non è abbastanza se non c'è una danza che non ti convinca di poter volare. Liberi